Amici sportivi appassionati di grandi mete turistiche, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Bike In. Siamo a Cervia, nota località balneare non solo per la produzione del sale, ma soprattutto per un turismo super attivo. Affronteremo questa giornata accompagnati da ospiti d'eccezione, primo fra tutti Gianluca Giardini. Ciao Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti, è un piacere che siate venuti qui a Cervia. Alle tue spalle vediamo un gruppo nutrito di cicloturistici. Una decina di anni fa è nato spontaneamente Cervia Summer Bike, un gruppo di amici, di turisti e anche di tanti locali che si aggregano, si parte al mattino, si scopre un entroterra fantastico e al ritorno dalla bicicletta c'è tutto quello che cerchi. Qui la vocazione sportiva è veramente, ma veramente forte. Qui partì 30 anni fa il beach volley, poi l'Ironman, unica tappa italiana. È una cittadina con grandissima vocazione sportiva. Esatto. L'arrivo del Giro d'Italia è accaduto per ben tre volte, 55, 85 e l'ultimo nel 1997. Un particolare importante, nel 2024, proprio dal lungomare dell'Edda, ci sarà il chilometro zero del Tour de France, della seconda tappa. Io Gianluca adesso tra poco ti saluterò perché la mia andatura odierna è molto ma molto più tranquilla rispetto a voi. I miei amici sono un po' più agitati, però speriamo di tenerli buoni 2 chilometri. Sì, andiamo. Eccoci, ciao Giorgia, ciao, buongiorno. Patrick, ciao. Ciao. Siamo un po' nel fulcro, no, della città sotto la Torre di San Michele, un luogo iconico, simbolico. Chi è che non conosce Cervia a livello turistico, ma anche per questa produzione di sale che la rende unica, se vogliamo. Il sale viene dalla salina che è 2,5 chilometri di qua. Ed è un sale, si chiama sale dolce, perché è molto particolare, viene lavorato in maniera molto lenta, va in diverse vasche salanti, quindi è un sale che perde tutti i sali amari e rimane solo cloruro di sodio e veniva custodita in questi magazzini. Come ogni guida che si rispetti, immagino che tu abbia una bicicletta e se è così ti chiedo di accompagnarmi perché io devo raggiungere la casa delle Aie. Ci andiamo insieme con la mia bicicletta che da buona cervese è assolutamente la più vecchia che ho a casa. Andiamo. Sì. Ciao Gianni, ciao, ben ritrovato. Siamo alla Casa delle Aie, un luogo di culto della cucina romagnola. Facciamo le tagliatelle, i cappelletti, cucina di terra, romagnola. Rispettando la tradizione locale. Assolutamente. Io sono un pochino sfacciato, ti chiedo di assaggiare qualcosina. Ma sei nel posto giusto, andiamo. Grazie. Adesso ci dirigiamo alla Casa delle Farfalle. Da qui alla Casa delle Farfalle io mi devo un po' allenare. È tutta ciclabile, quindi bene, possiamo andare tranquillamente. Andiamo. So che a Cervia ci sono oltre 260 km di ettari, insomma, di pineta, quindi luogo ideale, no, per godere e per allenarsi. Siamo conosciuti anche come Cervia Città Giardino. Questi quasi 30.000 abitanti, se non erro, che contraddistinguono appunto il comune di Cervia, tantissimi utilizzano la bicicletta per muoversi. Assolutamente, Cervia è un luogo di bicicletta, sia in estate che in inverno. Gran parte delle biciclette per i cervesi sono come la mia, la più vecchia possibile, dicevamo, che è quella che serve per spostarsi. Però adesso il turismo, soprattutto bike, sta diventando molto importanti. Abbiamo luoghi per il noleggio, ad esempio, e vengono fatte iniziative tutte dedicate al bike, come quella che hai visto questa mattina. Dalla Gran Fondo del Sale, che si fa ormai da svariati anni, fino ad arrivare al grande appuntamento, perché quest'altro anno, insomma, da quello stesso lungomare ci sarà il chilometro zero della tappa del Tour de France, insomma, è un evento mondiale. Cara Giorgia, mi accennavi di portarmi anche a visitare un luogo unico come la Casa delle Farfalle, insomma, ed eccoci qui. Matteo, tu sei responsabile gestionale, facci fare un giro perché siamo qui.
Noi ci occupiamo principalmente di biodiversità, certo. Quindi sia di insetti ma anche di altri tipi di animali che possono vivere nelle zone dove vivono le farfalle o gli insetti che abbiamo, che ospitiamo all'interno della struttura. Grazie. Grazie a voi. Giorgia, siamo giunti al termine di questa meravigliosa giornata. Siamo sotto al faro, che da sempre costituisce un simbolo, no, per gli amanti del mare. È il centro del Borgo dei Pescatori. Questo è più basso della torre, 16 metri e mezzo, ma era indispensabile per la funzione che doveva fare, certo, aiutare. Sì, assolutamente. Giorgia, io non so davvero come ringraziarti per questa giornata, sei stata una guida a tutti gli effetti. È stata una giornata bellissima. Grazie. Il nostro appuntamento naturalmente per il prossimo episodio di Bike In. Benvenuti in Romagna, ma soprattutto benvenuti a Cervia.